ragazze, allora eccoci con un nuovo video, un video super richiesto. Mi avete fatto tantissime domande su questa cosa qua, mi avete chiesto tantissime notizie su questa cosa qui, mi avete chiesto se è una cosa che potrei rinunciarci, è una cosa che mi avete chiesto se tornassi indietro l'avrei ricomprata, e quindi ho deciso di girare un video proprio solo esclusivamente su questa. Ebbene sì, l'asciugatrice! Allora, l'asciugatrice è una di quelle cose che quando non avevo, e le mie amiche me ne parlavano, compresa anche mia sorella Alessandra, mi sentivo parlare spessissimo. Mi dicevano: Federica, prendila, Federica, guarda che non tornerai più indietro, guarda che è essenziale, guarda che è fantastica. E io, ma sì, lasciavo parlare. Poi, col passare del tempo, non vi nego che la curiosità di questa cosa qui mi è venuta. Così ho iniziato un po' a documentarmi, ho iniziato a dare delle sbirciatine quando magari mia sorella faceva partire l'asciugatrice, ho iniziato a interessarmi un pochino di più. A un certo punto mi sono resa conto che anche per me poteva essere una svolta. Allora, io ho la fortuna, e voglio davvero chiamarla fortuna, quella di avere una lavanderia in casa. Allora, è una di quelle stanze che non potevo assolutamente non fare, era tra i progetti assolutamente da fare dal momento che avremmo fatto casa. Così, forse ve l'ho anche già raccontato, abbiamo deciso di rimpicciolire la cameretta, perché tanto abbiamo una mansarda sopra, quindi potrebbe essere un domani una camera in più, e abbiamo creato questa piccola stanza, ma super super essenziale. Ho sempre utilizzato questa stanza in maniera ottimale, mi è sempre andata molto bene, anche se piccolina. Ma quando ho visto davvero le grosse potenzialità che aveva questa piccola scatoletta bianca, così ho detto: devo assolutamente provare, devo vedere se veramente cambia la vita. E ragazze, mi ha cambiato la vita veramente tantissimo. Allora, la nostra asciugatrice è un'asciugatrice della Bosch, che abbiamo pagato intorno ai 300 euro, 300 e qualcosa, perché era in sconto, perché mio marito l'ha acquistata durante il Black Friday. Allora, è il mio regalo di Natale, gli ho rotto talmente tanto le scatole che a Natale ha deciso di regalarmela, e sono stata super felicissima. Allora, ha trovato quel modello lì, era tra i modelli comunque più belli, nonostante il prezzo fosse comunque molto ridotto. Diciamo che il prezzo originale, il prezzo iniziale senza lo sconto, mi sembra che superasse i 600 euro, quindi siamo stati davvero molto fortunati. L'ha presa un po' a scatola chiusa, questo ragazzo che l'ha servito gli ha detto comunque essere una delle più buone, nonostante il prezzo non fosse altissimo, perché ci sono veramente delle asciugatrici da 900 euro in su, la nostra era un pochino più ridotto il prezzo, ma devo dire che è fantastica. Cosa mi piace dell'asciugatrice? Cos'è che mi ha fatto innamorare di questa? Allora, innanzitutto, per chi ha problemi di spazio, secondo me è un super salva spazio, perché con l'asciugatrice veramente vi renderete conto che abbandonerete completamente lo stendino. Cioè, io non ho più niente che gira per casa o per la lavanderia, veramente non ho più preso lo stendino da quando ho l'asciugatrice, proprio mai più preso. Non ho più roba attaccata ai fili che scende, quindi che mi fa cadere i detersivi, che mi impedisce di trovare subito il detersivo che mi serve, veramente fantastica, quindi un super salva spazio. Il secondo super vantaggio di questa cosa qui è per chi magari ha problemi di umidità, perché ovviamente non avendo più i panni appesi e quindi far sì che si crei umidità, con questa evitate questo problema qui. Quindi è sicuramente un super vantaggio per chi magari a casa ha problemi appunto di umidità. Un altro
altro super vantaggio è che la roba esce morbidissima, ragazze. Cioè, veramente io tiro fuori la roba da questo cestello che è morbidissima, proprio è seta. Quando io non avevo l'asciugatrice, quindi tiravo fuori magari i jeans e li appendevo, li facevo asciugare, dal momento che andavo a metterli erano sempre molto rigidi, come erano rigidi i maglioni, come erano rigide le camicie, veramente tutto. Con l'asciugatrice la roba vi esce morbidissima, veramente veramente morbidissima. Un altro super vantaggio è che stirate un pochino di meno. Secondo me non è vero quando dicono che con l'asciugatrice non si stira più, almeno per quanto mi riguarda non è proprio così. La roba non esce perfetta a tal punto da non essere stirata. L'unico consiglio che posso darvi, che ho testato proprio io con mano, è che la roba va tolta forse subito. Dal momento che voi andate a toglierla subito, la roba è ancora un pochino calda, quindi avete modo magari con la mano di stendere un pochino la vostra maglietta, il vostro pantalone, e allora a quel punto lì può non essere stirata. Ma se la togliete dopo qualche ora, come a volte capita a me, perché tante volte io la faccio partire di notte proprio per un fatto di comodità, così il mattino dopo ce l'ho già subito pronta all'uso per un altro ciclo, o magari la faccio andare al mattino, poi vado a lavorare, fino a sera io non arrivo a casa e quindi la roba rimane lì, dovete toglierla subito. Allora a quel punto lì sì che la roba vi esce perfetta. Consuma, allora, noi non abbiamo trovato assolutamente un rincaro sulla bolletta, forse di pochissimi euro, vi parlo di 4 o 5 euro al mese. Io non la utilizzo tantissimo rispetto ad esempio mia sorella, che veramente la utilizza tutti i giorni, ma con un bambino lei lava sicuramente molto di più, ha molto più roba sporca e quindi la fa andare quasi tutti i giorni, se non tutti i giorni. Io la faccio andare massimo 3 volte alla settimana, proprio 4 se ho tantissime cose, come in questo periodo che con l'operazione di Zoe sporca dappertutto e quindi carico molto di più la lavatrice, perché se no la faccio andare più o meno quelle 3 appunto volte alla settimana. Poi adesso con l'arrivo della bella stagione, con l'arrivo del sole, con l'arrivo del caldo, la farò andare forse anche un pochino meno, perché stenderò sicuramente molto di più in giardino, anche se non vi nego che mi dispiace un pochino, perché la roba veramente dall'asciugatrice esce morbidissima e quindi è quello che mi ha colpito maggiormente. Quindi a livello di consumo secondo me non c'è questo rincaro così alto a tal punto da far sì che non si prenda un'asciugatrice, perché voglio ammettere che è stato uno dei nostri freni il fatto che potesse consumare tanto, in realtà neanche più di tanto, nonostante la nostra non fosse, non sia neanche un A++++, la nostra è un A+, mi sembra un più solo, quindi ce n'è sicuramente di migliori e ce n'è sicuramente di più che magari consumano un pochino meno. Allora, un ciclo quanto dura? Allora, la prima volta che ho attaccato l'asciugatrice, quindi molto inesperta ma comunque molto goduta di questa cosa, finalmente l'asciugatrice in casa, l'ho attaccata e mi è venuto un infarto quasi. Infatti ho pensato, non lo faccio vedere a mio marito, se no viene anche a lui l'infarto. Come mai? Perché come tempo iniziale segna ben 4 ore qualcosa, e quindi ho detto, ma possibile 4 ore per far asciugare i panni? Cioè, non avevo mai sentito una roba così. In realtà l'ho fatta andare e mi sono resa conto che inizialmente segna 4 ore, ma in realtà ne fa sempre meno. Dipende forse dal carico che noi andiamo a mettere all'interno, quindi se devo essere sincera 4 ore non le ho mai viste fare, quindi massimo sono state 2 ore e mezza/3 quando proprio l'asciugatrice era pienissima. E un'altra cosa che ho notato, che anche se l'asciugatrice la riempio al massimo, adesso mi sembra che questa contenga 8-9 kg, la roba esce comunque tutta asciutta. Io avevo paura che mettendone troppa uscisse umida, in realtà non mi è mai capitata questa cosa.
e io il sabato la carico veramente veramente tanto, quindi sono stata forse fortunata in questo che non mi è successo, forse perché sono sempre arrivata un po' al filo della roba, del peso massimo. Allora, il programma che io utilizzo con la mia asciugatrice è sempre lo stesso ed è questo programma qui del cotone super asciutto. Ho sempre utilizzato questo qui perché quando l'ho presa mi hanno consigliato di utilizzare quel programma lì e in effetti è quello che utilizzo veramente maggiormente. Mi è capitato di utilizzare anche il 30 minuti, il programma apposta per gli asciugamani, così va benissimo lo stesso, ma quando vado ad asciugare cose miste, di ad esempio maglioni, pantaloni, calze, io butto sempre tutto insieme. Il programma, quello per il cotone, devo dire che è top, è fantastico. Qua c'è la vaschetta dell'acqua che voi dovete svuotare assolutamente sempre. Ogni volta che finisce l'asciugatrice voi dovete aprire e svuotare tutta l'acqua che va a fermarsi all'interno di questa vaschetta qua. Un'altra cosa da fare sempre tra un'asciugatura e l'altra è togliere questo filtro qui, lo prendete, lo aprite e andate a togliere tutto ciò che si ferma qui, pelucchi, peli, eccetera eccetera eccetera, prendete e lo andate a riposizionare all'interno. Qui c'è il livello di asciugatura e voi potete scegliere fra il livello 1, il livello 2, allora parte dallo 0, poi c'è il livello 1, il livello 2 e il livello 3. Quindi voi potete selezionare il livello che più preferite e poi qua c'è avvio e pausa. Allora, aspetti invece negativi. Aspetti negativi, sinceramente, se ve ne devo dire qualcuno adesso come adesso, dopo un paio di mesi che ce l'ho, non ne ho, non saprei dirvi, perché secondo me è stato uno degli acquisti top di quest'anno, cioè è ormai un mai più senza, è una di quelle cose che se devo consigliare consiglio proprio a occhi chiusi, è una di quelle cose che dico ragazze prendete perché veramente vi cambierà la vita. Sicuramente è una di quelle cose che ci si può anche fare a meno, non è una cosa essenziale avere l'asciugatrice, abbiamo sempre tutti steso al sole, steso in casa con lo stendino, quindi non mi sento di dire che è assolutamente necessaria. A me ha cambiato la vita, mi ha alleggerito la vita, più che cambiato la vita, un termine che non voglio utilizzare, mi ha alleggerito la vita, lavoro e ragazze non potrei più farne a meno, una di quelle cose che a delle amiche consiglierei, quindi a voi mi sento assolutamente di consigliare. E basta, spero che questo video vi sia piaciuto, vi possa essere stato utile, perché me l'avete davvero chiesto in tantissime. Spero di essere stata chiara in tutto ciò che vi ho spiegato e raccontato, spero di avervi tolto delle piccole curiosità e avervi magari chiarito alcuni dubbi che magari potevate avere. Con questo video io vi saluto, vi mando un grosso bacione e ringrazio tantissimo le nuove iscritte, vi ringrazio davvero con tutto il cuore e niente, ci vediamo al prossimo video, ciao!